tutte ben ritrovate sul canale, grazie di esserci. Allora, come avete visto dal titolo e il video del make up del periodo, in questo video vorrei parlarvi anche in realtà di rossetti, che è veramente tantissimo di cui non vi parlo, però vedo un attimo a quanto arriva il video e poi al massimo lo divido e parlerò poi dei rossetti e in realtà anche del fondotinta poi in due video distinti, in modo insomma da non fare un video gigantesco. Allora, è arrivata l'ora di fare il cambio di palette, cambio di altri prodottini, quindi vi parlo volentieri dei prodotti che vado a mettere nell'armadio, nelle scorte, nei cassetti. Allora, sto usando con tantissimo piacere, l'ho tirato fuori appunto nell'ultimo mesetto, vi ripeto, mi trucco molto poco purtroppo, per fortuna, nel senso che lavoro per lo più da casa e quindi mi trucco solo quando vado in ufficio. In realtà, almeno il trucco completo lo faccio solo quando vado in ufficio. E come illuminante sto usando prevalentemente, ho sempre quello in impostazione, è un ombretto in realtà di Sephora, che ho anche nel progetto smaltimento, e sta andando avanti, è un bel solchetto, però insomma in abbinato, quando ho voglia ci metto anche qualcos'altro. Ho tirato fuori il famosissimo Mary Lou Manizer, che mi ha regalato qualche tempo fa dei russiatati, del che ha appunto un canale qui. Ciao, se stai guardando questo video ti ringrazio ancora tantissimissimo. E che dire, boh, è bellissimo, è veramente, cioè anche si vede che lo sto usando, anche un po' un socchettino, ha una polvere bellissima, finissima, non è un illuminante troppo prepotente, rimane elegante, rimane naturale, questa luminosità che dà il viso mi sta piacendo tantissimo e rimarrà ancora con me in postazione sicuramente. Poi ho usato, però penso che questo lo metterò via come bronzer, il famosissimo anche questo Butter Bronzer, che è con me da un po'. Mi piace moltissimo, vedete che è ben usato, sono cancellate le ondine al centro, ha sempre una buonissima, buonissima profumazione. Mi piace stenderlo quando appunto cioè utilizzarlo quando non prendo il sole, perché quando incomincio a prendere il sole, infatti forse un velino, sono già un po' colorata, non si vede tantissimo sulla mia carnagione e quindi lo vado a mettere via, ma è sempre fantastico. Poi palette occhi ve ne parlo dopo. Dai, sì, forse riesco a metterci i rossetti del video, non ho tantissima roba. Poi ho quasi terminato in realtà questo primer per le ciglia. Sì, per le ciglia di Essence, ve lo menziono perché comunque mi piace sempre tantissimo. Ce n'è ancora un bel po' qui nel tubettino. Ma volevo dirvi: fate attenzione, me ne è entrato un pochettino. Penso che fosse perché hanno le, come si chiamano, le fibre. Mi è entrata un po' una fibra all'interno dell'occhio, mi è rimasto 2 giorni, non riuscivo a togliere, ho fatto lavaggi, ho fatto di tutto, bruttissimo. Io con gli occhi ho sempre il terrore, appunto gli occhi molto delicati, e ho sempre paura che ci vada qualcosa dentro, stavo per correre di nuovo perché mi era già successo 2 anni fa, l'anno scorso, devo andare a pronto soccorso per all'oftalmico appunto. E quindi niente, bisogna fare molta molta attenzione perché è poi fastidiosissimo quando le fibre entrano nell'occhio perché si attaccano. E per fortuna dopo nei lavaggi poi è andato via, però ve lo menziono solo per questo, ma è un buonissimo buonissimo prodotto. Non voglio mettervi paura parlandovi in questo modo. Poi, mascara, un mascara che mi sta piacendo molto in questo periodo, è il Double Dream di
quindi puro bio. Mi piace molto, resiste anche al caldo, non mi cola. Mi si è sgretolato un pochettino l'altro giorno che faceva molto caldo e mi sono un po' toccata gli occhi, quindi in quel caso si è un pochino sgretolato, ma comunque devo dire che regge molto bene. Non mi trovo tanto bene con lo scovolino, non è uguale dappertutto, non credo che di riuscire a farvelo vedere, però per esempio qui le allunghe e poi se si gira lo scovolino ce li accorte, insomma. Mi faccio male quando cerco lo spessore giusto per dare l'effetto voluto alle ciglia. Lo scovolino, appunto, non mi fa impazzire. E una volta mi è capitato anche di farlo andare un pochettino nell'occhio, a volte capita con lo scovolino, ma con altri mascara non mi è mai successo e mi ha bruciato tantissimo l'occhio. Io appunto ho gli occhi delicati, però vabbè, a parte questo sono insomma io che devo trovare la tecnica giusta per applicarlo, però mi piace molto, non è affatto male. Poi sto cercando di portare avanti, sono a metà di utilizzo, non si vede, questa cipria che in realtà ho chiamato primer, loose powder di Puro Bio. Sta passando in questo momento il camioncino con la pubblicità, metto l'atto in pausa. Ecco, il camioncino sta andando via, scusate. E, dicevo, nasce dalla casa appunto come primer su di me non funziona, l'ho provato sia sugli occhi che sul viso, ma non funziona e la sto usando come cifria, va benissimo, fa il suo lavoro, era piena piena, credo di essere arrivata a metà, boh, non si riesce a vedere con questa confezione, credo di sì. Comunque, vado avanti e voglio finirla, anche se ci vorrà un po'. Poi, nell'ultimo mese, ho fatto uno o due ordini da Shein, sempre dei vestitini veramente molto, molto carini, tagli particolari, a prezzi molto bassi, insomma, alletta moltissimo. E ci ho messo anche dentro. Un prodottino di make-up, questa cera per le sopracciglia e mi sta piacendo tantissimo. Adesso un po' che non la uso in realtà, però mi piace molto. La inumidisco, vedete che c'è un bel solco, spero che si veda. Dovrebbe vedersi. Comunque appunto questa cera trasparente la prelevo con un pennellino e la vado ad applicare. Ora non ho messo niente sulle sopracciglia, scusate, ho solo un rossettino. Cosa volevo dire? Quindi le pettina non le lascia dure, le pettina molto bene. Vado poi ad applicarci sopra la matita, una matita per sopracciglia per riempire insomma le punte un pochettino, dare un po' di colore e mi piace moltissimo. Ho pagato una sciocchezza, mi pare su 3 euro. Comunque non è affatto male, non riesco ad andare nei negozi che rivendono Essence, so che la fa anche la Essence, questo tipo di prodotto, anche altre case, comunque non ho modo di andare nei negozi fisici e l'ho preso lì e mi sta piacendo molto. Palette occhi, allora sicuramente metto via la mia amata Chocolate Bar. Mi piace sempre tantissimo, è un po' che ce l'ho, che me l'hanno regalata a qualche compleanno di qualche anno fa. Il mio preferito, lo dico sempre, è questo qui, amaretto, che vedete ha un bel solchetto, fa anche rima. Ho usato molto ultimamente questo verde metallizzato, verde bronzo, verde, sì, che si chiama Gilded Ganache, molto molto carino, sono bellini anche questi colori luminosi, semplice, ma praticamente ho usato questi due, questo ogni tanto, i colori matte anche.
però fa molto autunno, quindi la ritirerò poi fuori di nuovo in autunno. L'amo sempre, mi piace tantissimo come palette, ma la archivio. Non archivio assolutamente, ve la rifaccio vedere la mia palette per i matte, la adoro, è stupenda, l'abbino a tutti i trucchi che faccio. Scusate che vi ho specchiato. È abbastanza usato anche questo color chiaro, questo color beige, panna, più beige che panna, color crema, ecco. È perfetto per la mia arcata sopraccigliare qui sopra. Questi li uso anche come ombretti. In realtà sono fantastici, non ho altro da dire. E rimane con me questa palette. Ho usato molto spesso anche i miei ombrettini mono di Nabla. Questi hanno anche qualche anno, ma sono sempre performanti e mi piacciono tantissimo. Ho fatto parecchi trucchi con questo colore. Questo qui non mi ricordo mai i nomi. Questo qui è Cattleya, mi piace tantissimo. Ho usato anche abbastanza Mystic, che è questo qui. Ho usato questo qui che è Entropy, il famoso Entropy. I marroncini, i beigiolini li sto usando un po' meno. Questo qui che non ricordo come si chiama, non l'ho usato. Glitz, Tribeca l'ho usato per andare a scurire un po'. Vorrei riprenderla per andare a utilizzare Clementine. E questo qui che non mi ricordo come si chiama, Citron. Poi i matte mi piacciono sempre tanto. Questo vedete che è molto usato. Questo non ha il nome dietro perché l'avevo preso scambio con qualcuno, non ricordo. Ah no, era all'interno, sì, si è un po' spappolato perché era all'interno, era un ombretto mono, quindi all'interno della sua confezione si è un po' spappolato quando l'ho tolto e l'ho messo qui insieme al resto. Comunque, molto molto bello anche questo colore chiaro, che è molto simile a quello lì della palette di, come colore intendo, di Kat Von D. Questo qui è Antique White e appunto va benissimo, qua, per andare a settare e a rendere più setosa la palpebra dopo aver applicato il primer occhi. Quindi questa rimane sempre con me in postazione. Altri ombrettini che ho usato mono che rimangono sempre in postazione. Ho aggiunto questo qua che non è magnetizzato. Ho tolto l'unico colore che mi piaceva dalla palette di, oddio, come si chiama? Ragazze, mi sfugge il nome, quella palettona super famosa. Questo qui è il colore simile Blue Brown di MAC, è il dupe economico. Non mi viene come si chama quella palettina. Wet n Wild, ma mi sfugge il nome. Comunque l'ho tolta e poi la decluttero quella palette. Questo è l'unico colore che sinceramente usavo e gli altri facevo molta fatica, quindi non ha senso tenerla anche vecchiotta come palette, quindi la butterò. Poi qui degli ombrettini che mi sono stati dati come beauty adoption dalla mia amica Gabriellina. Ciao Gabri, che anche lei ha un canale, Gabriella, qui su YouTube. Che sto usando molto, adoro i grigi e ho solo questo grigio qui che amo tantissimo, sempre di Nabla, ed è Chattermark, è bellissimo, lo uso con un immenso piacere, mi piace tantissimo anche questo colore qui che è Grenadine. Mi sto macchiando tutte le dita, va bene, perché la palette, scusate, non è pulitissima. Poi qui ho due ombrettini che ogni tanto utilizzo. Questo qua come punto luce di Avril. Questo qui era Aurora. E questo qui, se non erro, Caffè, se non ricordo male. O no, Prune Matte. No, è Prune Matte. Un color prugna molto scuro. Ops, si è suicidato il coso qui. Lo rimettiamo tutto a posto.
Comunque, ho fatto un po' di trucchetti misti appunto con questi prodotti. Un'altra palettina che però penso che rimarrà perché la amo e l'adoro. È una limited edition di qualche anno fa di Too Faced. Non hanno fatto molta pubblicità e non so quante ne abbiano vendute. È la Razzle Dazzle Berry Eye Shadow Palette. Scusate che specchia. Io la amo e l'adoro, è sui toni dei fucsia e dei viola, è meravigliosa e ha un profumo di berry che è uno spettacolo, bellissimo, questo è il mio colore preferito, questo è stupendo, luminosissimo, anche questo è molto bello, questo l'ho usato poco, non ha una grandissima scrivenza, è piena di sberlucchi, non è che mi faccia impazzire, scusate, sto guardando l'ora per non perdermi l'uscita del figliuolo da scuola e mi piace tantissimo, la terrò ancora e voglio sbizzarrirmi ancora qualche volta. Stupenda. E allora, 16 minuti, vi parlo velocemente anche dei rossetti che ho utilizzato. Ultimamente non ne ho più parlato tantissimo, perché appunto con la mascherina è vero che adesso l'abbiamo tolta, non c'è più l'obbligo, ma io comunque in ufficio continuo a tenerla. Non mi interessa anche se tutti gli altri non la tengono, continuo a tenerla. I rossettini che uso di più li ho messi qui dentro. In realtà non li uso tantissimo. Mi rendo conto che più velocemente, se sono in ritardo, eccetera, vado a prendere questo nude. Questo è il Marlboro Suit di Mulac, che è praticamente finito. Insomma, si è seccato, l'ho usato tantissimo. Si sta seccando. Il profumo è leggermente variato, ma ancora non puzza. Insomma, fino a quando riuscirò lo porterò avanti. Vi facevo appunto vedere prima, insomma, che si vedono gli angoli della confezione. Poi due prodotti che ho preso su un altro ordine di Shein sono i famosi, almeno io ne ho sentito parlare molto bene, i rossetti liquidi. E ho preso Matte Lure, ho sentito dire che è di lunga durata, su di me non durano tantissimo. Questi li ho presi a febbraio. Ho preso questo rosso scuro che poi risulta, in realtà è un marrone, un color mattone, ma sulle mie labbra risulta essere molto più scuro, più un borgogna, molto scuro. E questo rosa che in realtà non mi sta poi benissimo. E è un po' sfalsato, sembra più pescato, ma in realtà è più color malva. Non durano tantissimo, 3 euro di costo. Questo rosato è il color Damsel, e invece questo rosso scuro è City Nights. Carini, insomma, ma niente di eccezionale. Vedrò insomma se darli a qualcuno, non sono niente di che, ne ho già tanti altri che sono comunque migliori. Poi uso sempre con tanto piacere questo famosissimo matte Super Stay Matte Ink di Maybelline, il mio colore preferito che è Lover, un color malva che mi dura tantissimo sulle labbra, non me le va a seccare, è fantastico, questo è una bomba. Ho qui in postazione un rossettino che ho preso a dicembre di Clio Makeup, purtroppo sono riuscita ad utilizzarlo solo pochissime volte, insomma con la mascherina, poi il rosso bisogna fare sempre attenzione, però è bellissimo, veramente stupendo, lo vorrei utilizzare di più, soprattutto adesso che appunto magari fuori si può stare un po' di più, si può stare senza mascherina. Le due matite che ho messo fuori sono questa qui, la 45 Chocolate della Intense Lip Pencil di Wycon, che è sempre una beauty adoption della mia amica Gabriellina. Grazie Gabri, mi piace tantissimo, è un po' scuretta, ma la vedo utilizzare se ho dei rossettini color nude, la vado a sfumare così non rimane troppo forte, non mi dispiace affatto. Poi per i rossetti un po' più rossicci ho questa matita che è fantastica, che mi ha portato mia sorella qualche anno fa
dalla Thailandia, è del marchio Secret Lovely, non so dove si possa acquistare, o forse questa è la marca, Daiso, credo che sia coreana perché è scritto appunto qui, dovrebbe essere coreana, bellissima, è una matita che scorre benissimo, è un rossiccio color carne, proprio carino, mi piace proprio molto. Poi, che cos'ho qui? Allora, ho tirato fuori che sto utilizzando adesso per non lasciarlo lì, che è molto carino. Questo lip gloss che sarà sempre un regalo di Jessica De Russia Tati di qualche tempo fa. Ti ringrazio anche per questo, è sempre bellissimo, ma non ho mai occasione di indossarlo, anche se è un semplice lip gloss, potrei usarlo più spesso. Ho risumato questo bellissimo colore che adesso andrò a mettere via perché mi sembra più autunnale, insomma invernale, ed è di Jeffree Star. Non si parla più tanto dei prodotti di Jeffree Star. Il Vero Liquid Lipstick, questo era nel colore Androgyny. Avevo sentito parlare da qualcuno, non ricordo chi, dicendo che seccano molto in fretta. L'ho usato molto poco, ce l'ho da un bel po'. In effetti adesso incomincia a cambiare consistenza, non è più liquido, liquido. Però insomma è sempre un bellissimo rossetto, secca un pochino, non rimane tantissimo, però è molto molto bello. Lo userò finché potrò, però appunto questo va via. Poi gli ultimi tre acquistini sono già, cioè, da un po' in realtà che ce li ho, almeno due da febbraio quando sono usciti, e sto parlando degli tinte labbra di Neve Cosmetics. Io avevo comprato due colorazioni, Detective, che è questa più sul marroncino, e poi Tomato, che è rossiccio, rimane più acceso in realtà rispetto a come risulta qui. Quindi questo risultato, cioè, non sono i colori reali di quelli che si vedono qui così attraverso la confezione. Allora, secondo me non è vero, cioè mi accodo a chi dice che non durano tutta la giornata, no? Bisogna avere molta accortezza nello scrubbare le labbra, nell'idratarle per avere una bella resa omogenea. Se hai delle pellicine, se hai insomma dei problemini, insomma la pelle non è perfetta delle labbra, fa un po' difetto, quindi si scurisce dove c'è uno spessore della pelle e può risultare non piacevole. Tra le due devo dire che preferisco di più questo color marroncino, sulle mie labbra durava di più, l'ho usato 4-5 volte, mi è piaciuto moltissimo contornando con una matita, molto molto carino. Questo rosso è bellissimo, è un bellissimo rosso, magari vi faccio lo swatches. È un bellissimo rosso, però dura poco. Insomma, dipende sempre da uno, vedete, è più acceso rispetto a come risulta qui. È molto bello, molto simile al colore che porto adesso sulle labbra, che adesso vi parlerò anche di quello, che però preferisco sinceramente rispetto a questo. Io ho questo piacere di regalarlo a una mia amica, le chiederò se ha piacere, glielo regalo e praticamente dai, nuovo, l'ho usato 2 volte. E mi spiace se non sta lì, che non è utilizzato. È molto carino, lei so che piace il rosso, quindi glielo regalo molto volentieri se lo vuole. E appunto è Tomato. E io mi terrò questo qui, che è appunto Detective, che mi piace tantissimo. E tra i due è quello che ha una resa migliore, almeno sulle mie labbra. Il rossetto che porto, che avete visto, è molto simile a questo qui, forse questa è una punta più calda rispetto a questo. Questo qui finalmente l'ho trovato dopo tanto tempo, che credo che siano usciti l'anno scorso. Sono sempre una tinta labbra, ma della linea Pure Beauty di Astra. Finalmente l'ho trovato. Gli vendeva un bello stand i cinesini, che hanno un negozio vicino a casa di papà, e quindi l'ho voluto prendere. Mi piace molto di più. Questo mi dura di più sulle labbra. Se ne va via in modo più bellino. Ecco.
E quindi questo rimane con me come rosso e l'altro lo do alla mia amica. E mi piace molto, ripeto. Niente, quindi questi sono i prodottini make-up dell'ultimo periodo che ho usato volentieri e che mi fa piacere appunto condividere con voi. Scusate se il video è stato lunghetto, spero di non avervi annoiato. Se avete voglia scrivetemi qualche commentino e vi aspetto al prossimo video. E un bacione, ciao, grazie.